riprendiamo i lavori di questa giornata dedicata al sommerso e l'economia da svelare, i legami tra economia illegale, economia informale e lo sviluppo economico, che è stata organizzata nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento con la collaborazione della Fondazione Arref e della Fondazione per il Sud. Al contempo la necessità di categorie che ci guidino in questo percorso è sempre più forte. Un elemento che viene a mente dal racconto che tu facevi di questa particolare attività illecita che è legata alla contraffazione, in particolare nell'ambito dell'abbigliamento, è il fatto che si accompagna a attività non solo di intermediazione, ma a volte anche attività produttive, a competenze, e quindi tocca poi una dimensione anche del lavoro che si svolge ovviamente in condizioni e in un contesto che non è quello delle norme che regolano il lavoro, ma che comunque ci chiama a riflettere anche su questo aspetto. Quindi penso che da questo punto di vista le riflessioni che ci può portare Moretti aiutino a arricchire ancora il quadro. Pure da parte mia, naturalmente, buonasera, sono molto contento, diciamo da napoletano, prima ancora che da sociologo, che grazie alla provincia di Trento, grazie al Festival dell'Economia e grazie a Fondazione Arref, noi si abbia questa opportunità. Io vi devo dire che sono molto contento di parlare di cultura del lavoro, perché io sono di Secondigliano, sono nato cresciuto con molti amici magliari, ho scritto, la prima cosa che ho scritto su una rivista, non era ancora laureato, credo si chiamasse Un caso di economia clandestina in espansione, due punti, il circuito dei magliari, perché a Secondigliano c'era uno dei punti, diciamo, come dire, centrali, in un posto non saprei neanche dire dal punto di vista toponomastico come si chiamasse effettivamente, per tutti era Miezzo o Casale, che sarebbe in mezzo al Casale, era un posto centrale nella parte alle spalle del municipio di Secondigliano e anche di una pasticceria eccellente che si chiamava Sacra, naturalmente sto parlando di 40-45 anni fa. E ho passato poi anche una parte della mia vita con i miei amici a cercare di spiegare che Secondigliano non era solo camorra e veniva anche abbastanza, diciamo, duramente preso in giro. Adesso, diciamo, a sentire te ho detto come sono contento che parlo di cultura del lavoro. Perché questa idea della cultura associata al lavoro? Io provo a raccontarlo partendo da quella che per me è una notizia, è un fatto. L'altro giorno sono stato a Trento, ho avuto il privilegio di ascoltare il professor Sen nel teatro sociale lì a Trento. Prima di fare questa cosa qui in Fondazione Arref abbiamo fatto una riunione, abbiamo parlato di cose, insomma, e abbiamo pensato di lanciare la seconda grande inchiesta di Citizen Reporter come Fondazione Arref, dopo quella sulla scuola abbandonata, sui temi del lavoro, della cultura del lavoro. Come abbiamo pensato che nell'arco di un anno cercheremo di raccogliere 400 storie, 400 interviste audio, 50 interviste video di persone diverse che fanno lavori diversi, che vivono in paesi, in posti, in città, piccole, grandi e medie diverse di questo nostro bel paese, però accomunate da una cosa importante, molto importante dal mio punto di vista, l'amore per le cose che fanno, l'idea che se progetti il centro direzionale di Tokyo o fai il caffè lo devi fare bene, ma non che lo devi fare bene perché devi avere una medaglia, devi avere un premio, ci deve stare qualcuno che ti deve dire come sei brava che l'hai fatto bene, non esiste, lo devi fare bene perché, come ha scritto in una pagina bellissima Italo Calvino, bisogna fare le cose per bene perché è così che si fa, punto e a capo.
E perché noi ci siamo messi in testa di raccontare l'Italia attraverso il lavoro in questo modo qui? Per la verità, diciamo, è stata un po' un'idea nostra, diciamo, un'idea napoletana. Io in particolare ci avevo lavorato per delle storie. A un certo punto ho raccontato delle storie di Napoli, ho raccolto 12 storie di napoletani normali, non eroici, di età, di quartieri e di posti diversi, e li ho raccontati attraverso il lavoro. Ho proposto all'editore, all'EDS, di chiamare questo libro Bella Napoli. C'ha un sottotitolo che si chiama Storie di lavoro, di passione e di rispetto, e in questo sfacelo, che in parte chi non è di Napoli ha potuto vedere, io non ho difficoltà a dire che io me ne vergogno. Io me ne sono vergognato quando sono stato in Giappone e dovevo spiegare ai giapponesi 3 anni fa perché Napoli stava in queste condizioni. Me ne vergogno adesso quando vado fuori, e ci tengo a dirlo che me ne vergogno, perché non mi va di fare finta di niente. Io me ne vergogno, lo voglio dire, perché cerco di attrezzarmi, anche persino la vergogna mi fa venire voglia di attrezzarmi per fare delle cose, per rispondere a questa situazione, per determinare un cambiamento di cultura, di paradigma, di approccio, di modi di vedere, che può determinare il cambiamento di cui ha bisogno questa bellissima città. Ora, perché lo facciamo? Abbiamo deciso di farlo raccontando storie, l'ha detto Barry Lopez, io non riuscirei mai a ricordarmelo, quindi ve lo leggo. Le storie che raccontiamo alla fine si prendono cura di noi. A volte una persona per sopravvivere ha bisogno di una storia, più ancora che di cibo. Ecco perché inseriamo queste storie nella memoria gli uni degli altri. È il nostro modo di prenderci cura di noi stessi. A me è piaciuta tantissimo questa idea di raccontarci attraverso il lavoro e di prenderci cura di noi stessi attraverso storie che riguardano, diciamo, il lavoro, perché queste storie possono avere, è lo stesso ragionamento di Rione Sanità, del libro che Cinzia Massa e io, sul quale abbiamo lavorato per quanto riguarda Rione Sanità. Raccontando storie si genera un effetto moltiplicatore. Il nostro obiettivo non è mai dire quello che siamo bravi, uno perché francamente, insomma, non lo so se siamo bravi, non è importante che siamo bravi, è importante che tante persone scoprano che nel raccontare queste cose trovino un motivo di orgoglio, un motivo di soddisfazione. Veniva detto per altri aspetti anche da Borgomeo stamattina, trovino un modo per ragionare, affrontare in maniera diversa una serie di temi, una serie di questioni, una serie di problemi che stanno lì. Allora, che cosa significa cambiare la cultura? Qui in mezzo a voi ci stanno delle ragazze, lei si chiama Roberta, lei si chiama Irene, qualche altro, no, io non ci vedo neanche bene, quindi l'altro lì che si chiama Alessio. Questi ragazzi qua, alcuni di loro sono laureati con 110 e lode, altri stanno per laurearsi con 110 e lode, se fanno il colpo alla magistrale, ok, non alla triennale, se fanno il colpo della loro vita e vengono assunti da qualcuno, guadagnano 1000 euro al mese, se vanno bene, per 13 mensilità, se fanno un grande colpo della loro vita, se decidono di andare a lavorare a Milano, se decidono di andare a lavorare, diciamo, nei confini di questo paese, perché poi, per esempio, quelli che di loro, che sono bravi, che decidono di andare a lavorare all'estero, quando tornano sembra che raccontano le storie di Babbo Natale, talmente che sono soddisfatti del lavoro, talmente che hanno la possibilità di guadagnare in maniera diversa, perché sono bravi, poi ci ritorno, e in altri paesi il fatto che loro sono bravi gli viene riconosciuto, perché se ne accorgono che sono bravi e gli viene riconosciuto il fatto che sono bravi. Fin quando che rimangono anche qui, la differenza è che a Napoli il lavoro da 1000 euro non lo trovano, a Milano lo trovano, e loro vanno a lavorare a Milano, si smazzano in una maniera paurosa, fanno fatica anche a risponderti su Facebook perché la sera non c'è, il sabato e la domenica si incontrano con quelli là che fanno il loro stesso lavoro, molti di loro, perché non hanno neanche più tempo di trovarsi altri amici al di fuori di quel tipo
di, diciamo, di contesto. Ora, questi stessi ragazzi, se avessero deciso di girare, di portare in giro con le buste, le bustine di cocaina, con 15 anni, senza andare a scuola, senza pigliarsi la laurea, senza crearsi tanti problemi, 500 euro la settimana non glieli toglie nessuno, fanno 2.000 euro al mese. Ora, come ricordava il professor Zamagni a Trento, se in una città come questo, come questa, facciamo prevalere l'uomo calcolante piuttosto che l'uomo pensante, e quindi ragioniamo secondo i principi classici del ragionamento, diciamo, della convenienza, non c'è nessuna convenienza a pigliare la laurea con 110 e lode e a cercare di fare delle cose. Ma badate bene, naturalmente questo è il mio piccolo convincimento, che anche a pensare solo come esseri pensanti si risolve nulla. Giorgio Gaber, molti di voi, quelli là, insomma un poco più avanti come me con l'età, se lo ricordano, un'idea finché resta un'idea è soltanto un'astrazione, cantava. Se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione, perché le idee, diciamo, non si mangiano. Noi dobbiamo fare in modo, dobbiamo creare la possibilità che l'uomo pensante si creano, riesca, diciamo, a contribuire, a creare opportunità in maniera tale che, anche essendo calcolante, sia meglio andare a scuola e trovare, diciamo, un'occupazione. Sun Tzu, nell'arte della guerra, dove naturalmente non è che si parla solo di guerra, a un certo punto ha scritto: le opportunità, quando vengono colte, si moltiplicano. Ecco, cioè, questo dal punto di vista dell'approccio è uno degli aspetti importanti del nostro, diciamo, ragionamento. Andare in cerca di opportunità, cercare di coglierle e fare in modo che, cogliendole, queste si moltiplicano. Naturalmente non per i fatti, diciamo, come dire, perché ci sta sempre lì qualcuno col pallottoliere che fa la moltiplicazione, ma perché cominciano a moltiplicarsi da sole. Ce l'ha raccontato stamattina padre Antonio, quando ha detto: i ragazzi devono averle loro le chiavi, devono camminare loro per i fatti loro. Poi naturalmente è stato già detto, è importante, ma una parte di voi stamattina non c'era, è importante che ci sia stato anche lui è importante in tutto questo ragionamento, però è importante perché le chiavi non se le tiene lui, perché se le chiavi se le tiene lui non è importante, perché prima o dopo lui se ne va e si porta le chiavi appresso, mentre invece il segreto è che lui se ne va e le chiavi rimangono qui alle persone che continuano a fare le cose, a portare avanti i processi e a moltiplicare le opportunità che anche lui con il suo lavoro, diciamo, ha creato. Allora, vedete che per mettere assieme questo l'aspetto pensante con l'aspetto calcolante, la prima strada può essere questa qui della creazione d'impresa. Borgomeo, nelle sue vite precedenti, faceva anche la creazione di impresa per mezzo di impresa e situazioni di questo tipo qua, cioè di fare in modo, con le forme delle cooperative, con altri tipi di forme, di fare in modo che i giovani si organizzino, diventino autonomi, diventino responsabili, abbiano il senso che se fanno una cosa e la fanno bene hanno un risultato positivo, se fanno una cosa e la fanno meno bene hanno un risultato così così, se fanno una cosa e la fanno male, quella cosa che fanno salta, va male, loro, come dire, ne devono pagare un prezzo, perché questo è un altro aspetto molto importante nella costruzione di una cultura del lavoro. L'idea che tu sei autonomo, sei responsabile, e naturalmente l'autonomia l'eserciti sia e la responsabilità nel fare, ma anche nel rispondere delle cose che metti in piedi e che fai. Ora, questa, diciamo, è una possibilità. Un'altra possibilità, questa è una possibilità importante naturalmente, un'altra possibilità è creare le condizioni perché, diciamo,